E eccoci tornati con la tier list su Genesis. Scusate per lo stacco brusco, ma avevo la memoria piena, quindi si era bloccata la registrazione proprio. E adesso ricontinuiamo proprio dall'End of Confusion. Insomma, L'End of Confusion, pezzone. Quarto brano, Into Deep. Allora, per molti è una ballad sdolcinata. Per certi versi concordo, però a me piace, perché è molto sincera come ballata. Di Phil Collins, e mi piace molto l'intermezzo strumentale di Tony Banks con un bel tappeto di tastiere. Il lato B si apre con Anything She Does, che dicevo che è un brano bruttissimo, e c'ha i suoni di Tony Banks che sembrano delle trombe, proprio brutto, brutto. Pezzo brutto, songwriting pessimo, insomma, è il brano peggiore del disco, senza dubbio. E passiamo a Domino, che è la suite del disco in due parti. La prima parte è più atmosferica, diciamo, più con accordi più sospesi, ecco. La seconda parte è più ritmata, diciamo. C'ha l'intro della seconda parte, fa fighissimo. Comunque Domino, pezzone del disco, una delle mie preferite senza dubbio. Ricorda molto gli anni prog di Genesis. Throwing It All Away è una, anche questa, buona ballata, secondo me. Non mi dispiace affatto, ecco. So che a tanti non piace proprio, però a me non dispiace. Sembra molto un pezzo di Michael Jackson, ecco. Però ci sta, ci sta. E il disco si chiude con The Brazilian, che è una strumentale fighissima. E ha dei suoni molto industriali, sembra proprio industrial. E il lavoro di Tony Banks alle tastiere è bellissimo, secondo me. Ha una melodia fantastica. Melodia bellissima. E quindi sì, Invisible Touch va in B, secondo me. E arriviamo a Weekend Dance, primo album di Genesis degli anni 90, e questo va in C. Lo metto dietro Trespass, preferisco Trespass in questo caso, tranquilli. E Weekend Dance, ah, è il mio terzo preferito di Genesis, però è 300 volte meglio di From Genesis to Revelation, e anche l'ultimo che dopo vedremo. È proprio 3 miliardi di volte meglio. Però è un disco un po' più annoiato, diciamo, risulta un po' fiacco, ecco. Non è sicuramente potente come Invisible Touch. Lì c'era un'energia, insomma, abbastanza evidente nelle composizioni, anche nei riff e tutto quanto. Questo è un disco più atmosferico, sospeso, però anche abbastanza fiacco, ecco, in alcuni punti. Il disco si apre con ah, la produzione in questo caso è molto meglio di Invisible Touch, senza dubbio. Però ha dei pezzoni anche questo, secondo me. E anche perle molto sottovalutate. Il disco si apre con No Son of Mine, che è un brano bellissimo, forse la mia preferita del disco. È una ballata di Phil Collins bellissima, c'ha il suono iniziale dei, sembra un orologio, è un ticchettio della drum machine, e c'è l'elephant noise che è riprodotto da Mike Rutherford, non so in che modo, non mi ricordo come, però è un suono fighissimo, molto, insomma, geniale, insomma. La melodia è fantastica e tutto quanto, pezzone. Jesus He Knows Me, pezzo divertentissimo, c'ha un riff di tastiera di Tony Banks bellissimo. In generale è un brano molto potente. Questo è uno dei brani più upbeat del disco. Poi abbiamo Driving the Last Bike, che è una sorta di suite. E è molto bello, cioè, sicuramente. Non è a livelli delle suite dei Genesis, cioè le vecchie suite dei Genesis. Però comunque molto bella, ecco. I Can't Dance è un brano da molti odiato, però mi piace un botto. Cioè, piace
Capisco il testo è stupido, è tutto quello che volete, però c'ha un riff della Madonna, c'ha insomma dei suoni di Tony Banks molto interessanti. È un brano divertentissimo. Più o meno a livelli di Jesus He Knows Me, secondo me. Né più né meno. Divertentissimo. E poi sono brani deboli, tipo Never a Time o Tell Me Why. Cioè brani fiacchi, veramente fiacchi. Sono i brani peggiori del disco, senza dubbio. Non che siano brutti, ecco. Cioè, Anything She Does è decisamente peggio di queste due. Però, sono brani decisamente fiacchi, che non hanno corpo, non hanno molta sostanza. E poi abbiamo Dreaming While You Sleep, che è un brano sottovalutatissimo, secondo me. Ha una sorta di ritmica alla marimba, che non è fighissimo. Ha un ritornello che esplode, bellissimo. E poi sono dei brani molto sottovalutati, secondo me, tipo Hold on My Heart, che per molti è una classica ballata di Phil Collins, e per molti è sdolcinato, per me assolutamente no. Mi piacciono un botto gli accordi che usa Tony Banks, pezzone secondo me. Way of the World, bellissimo. Anche questa è sottovalutatissima, secondo me. E Living Forever è ok. Diciamo, ci sta, non è niente di che. E poi, forse la mia seconda preferita del disco è Since I Lost You, che è il brano più sottovalutato di Genesis, secondo me. Cioè, bellissima. È un pezzo fantastico perché. Cioè, è dedicato al figlio di. Il testo è dedicato al figlio di Eric Clapton che si era buttato dal suo appartamento ed è morto, insomma. Per me è un brano è struggentissima, è bellissima, di una drammaticità assoluta. L'espressività di Collins è fantastica. Poi anche l'assolo di Rutherford è bellissimo, secondo me. Il disco si chiude con Fading Lights, che è un altro pezzone. Questo è il brano più lungo del disco. Assieme a Dreaming While You Sleep. No, a Driving the Last Spike. È bellissimo questo. Inizia con la drum machine. E ricorda molto, insomma, il periodo prog dei Genesis. E c'ha l'assolo di Tony Banks nella parte centrale, che dura un bel po', diciamo. Un bellissimo assolo. E che dire? Rimane comunque un buonissimo disco, secondo me. Più o meno sui livelli di Trespass, anche se forse preferisco Trespass. E diciamo, se chiudevano qui la carriera, era anche meglio. Se la iniziavano da Trespass e la chiudevano con Weekend Dance, era una discografia varia, senza tanti punti deboli, cioè senza dischi brutti, ecco. Perché Trespass e Weekend Dance, per quanto non siano i miei preferiti, non sono brutti per nessun motivo. Ecco. Però abbiamo purtroppo il debutto e l'ultimo. E adesso parliamo proprio dell'ultimo, che è Calling All Stations. E Vine. E purtroppo l'ultimo dei Genesis. È brutto. Cioè, forse lo preferisco a From Genesis, ma veramente di pochissimo, di nulla. Boh, è proprio un disco blando che è uscito nel periodo proprio sbagliato per quel tipo di musica. E non c'è minima traccia di progressi, cioè, almeno anche nei dischi precedenti, anche in Weekend Dance, c'erano degli elementi progressi, tipo In Fading Lights, Dreaming While You Sleep, che ne so, anche la stessa I Can Dance, per quanto non sia prog per nulla, però ha degli esperimenti, insomma. Brano interessante, ecco. Qui di esperimenti non ci sono assolutamente. Cioè, nessun brano di questo disco è super interessante. Sono brani decenti. Ah, dimenticavo. L'ultimo disco con Collins, ovviamente, è Weekend Dance. E qui se ne va anche Collins. Quindi sono rimasti in due dei membri originali, cioè Tony Banks e Michael Rutherford. E il resto ci sono un batterista sconosciuto. Un
se non sbaglio, anche un chitarrista sconosciuto, e Ray Wilson alla voce, che per carità non canta male, però Collins era decisamente più, cioè c'entrava meglio con lo stile dei Genesis. Ray Wilson c'entra il giusto, ma anche poco, ecco. E che dire, questo è un disco drammatico, cupo, ma senza motivo. Cioè, qui non c'è anima, non c'è nulla, questo disco. È uscito nel periodo sbagliato, ripeto, perché c'era il grunge che, insomma, si era preso la scena di tutta la musica mainstream. Insomma, c'erano i Nirvana, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, tante altre band che in quel periodo erano decisamente più rilevanti. E Genesis se ne escono con questo disco di pop rock, hard rock, veramente senza capo né coda. E il brano migliore è The Dividing Line, che è un buonissimo pezzo. Insomma, una bella parte di tastiera di Tony Banks, per il resto. Sì, la title track è buona, la title track. Poi Congo è decente e il resto del disco è brutto. Non c'è un singolo brano ascoltabile, oltre a questi tre pezzi che sono comunque decenti. E The Dividing Line, però, secondo me è la chicca del disco. È l'unico brano che riascolterei del disco senza dubbio. Per il resto, veramente, non ci siamo. È stata una chiusura, direi, alquanto drammatica la discografia dei Genesis, che comunque rimangono la mia band preferita di sempre. E che dire, vi consiglio assolutamente i dischi dalla C alla S, praticamente. Gli unici che non vi consiglio sono, per l'appunto, gli ultimi due alla ultima posizione, ecco. E niente, fatemi sapere la vostra su questa band, su come mettete in lista voi i dischi loro. E niente, fatemi sapere la vostra e ci vediamo alla prossima. Ciao.